Questa ricetta serve anzitutto un po' di farina integrale per impastare la pasta. La cosa importante sono le cime di rape. Bisogna pulirle e poi cotte insieme alla pasta. Per il condimento invece ci vuole olio di oliva abbondante, acciughe, peperoncino di quello piccante, aglio e mamma. Il sale, quello è normale che ci vuole il sale. Mettiamo la farina sulla tavola e adesso la impastiamo con acqua calda. Come dice Lino Banfi? Oh, stracinetti con le cime di rape. Mentre mio figlio sta cercando di guastare la cappa. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta guastarla? Io ho finito di impastare. Allora si fa questo trincetto di pasta e poi col coltello lo taglio. Passo col dito e via. Allora, questo è un cavatello. Stracinate, va bene. Mentre questa si chiamano orecchiette. E vi dico pure una cosa. Le orecchiette sono a forma di coppetta. Il condimento se ne va dentro. Quindi col sugo, alla bolognese. La stracinata è piatta. Quindi il condimento è grande. E io con la forchetta li metto insieme. Quindi quando in televisione si dice orecchiette e cime di rape, è sbagliato, sono le stracinate con le cime di rape. Stai bollendo l'acqua per cucinare qua? O l'hai spenta proprio? Mi accendi, dai che mo cuci... Metti al massimo, che adesso in 2 secondi cuciniamo. Adesso Mimo, per favore, incomincia a pulire l'aglio. Subito. Mi bastano solo 2 spicchi, eh? Non me ne fare tanto. Adesso sto pulendo le acciughe, le sto togliendo le spine. Sto raccogliendo tutta la polpa delle acciughe che adesso metterò insieme all'aglio. Tutto a freddo, giusto? Sì. Sminuzzi anche un peperoncino, Mimo, e mettilo dentro. Pure il peperoncino? Sì. L'acqua bolle e io adesso metto giù la pasta. Un 5 minuti ci metterà a cuocere perché abbiamo fatto appena appena in tempo a farlo e la cuciniamo subito. Questo è l'olio che basta per condire la pasta che stiamo cucinando. Con dentro aglio, peperoncino e adesso metteremo le acciughe. Li porto sul fuoco. Cucina mia madre e mangio io. Siamo divisi le parti. Adesso che la pasta è cotta aggiungiamo queste rape. Olio bolle, ma mettiamo le acciughe. La prossima volta l'aglio lo devi fare poco più piccolo, caro Mimma. L'hai fatto a metri quadrati. Vedi perché devo cucinare lì? Allora, adesso la pasta è cotta. La stiamo scolando bene perché non deve rimanere proprio acqua. Questi sono i cavatelli con le cime di rape. Vedere a tutti quando sei brava. Fallo vedere a tutti. Sono i cavatelli con le cime di rape. Ah. E adesso arriva il finale. L'aglio deve essere proprio dorato perché se è bianco non è saporito. E l'acciuga deve essere anche bella croccante. E adesso io prendo tutto e verso su questo piatto di pasta. Ci può? Sì. Oh, c'è cosa? Buonissimo. Ci credo. Siete tutti invitati in Puglia. Venite perché come la facciamo almeno è una cosa speciale.